per WordPress, le prime due sono integrate al 100% all'interno di WordPress e utilizzano dei plugin reperibili online. Il primo che andiamo a vedere è con C7, Contact Form CF7, che è uno strumento datato nelle sue prime nelle sue prime versioni, invece molto aggiornato recentemente, anche questo molto potente e si può essere utilizzato dal semplice modulo contatti via web a quello che adesso ci apprestiamo a vedere. Allora, la parola. Grazie, buonasera. Devo fare una premessa. Noi abbiamo scelto Contact Form per l'urgenza di partire con una soluzione che ci permettesse di quitare la carta. L'abbiamo fatto pur non avendo un sito funzionale di portare su web. Abbiamo ripiegato temporaneamente, io con il settembre, quindi c'erano altre priorità. Per l'anno prossimo sicuramente la priorità sarà quella di entrare di portare su web, però la priorità sarà quella di partire subito con questo modello e abbiamo ripiegato quindi su un blog di dati parallelo al sito istituzionale iscola.eu fatto con WordPress, quindi abbiamo adottato questo modulo di contatti che già è usato nelle circostanze, quindi c'è molto facile. Ve lo faccio vedere innanzitutto. Notate che il modulo è visibile, se volete potete anche provarlo a compilare, tanto la segreteria non trapperà il vostro tentativo. Rispondo, tra l'altro si sente poco, mi avvicino al microfono. Sono io pronto per avere il microfono. Dicevo, il modulo è aperto, pubblico, lo potete vedere anche adesso dallo smartphone. Il sito è responsive, quindi anche con lo smartphone si vede, si compila in maniera abbastanza semplice. La segreteria non tratterà il modulo solo compilato, quindi potete anche provare a inviarlo per vedere come arriva la ricevuta. Abbiamo pensato a una soluzione del genere perché lavoro in una situazione di provincia in cui tutto il personale è alta e anche parte dei docenti non ha confidenza con la tecnologia. L'area riservata del sito istituzionale è praticamente inutilizzata perché non sono abituati. La stessa password, le modalità di accesso sicuro sembravano difficili, allora abbiamo pensato facciamo una cosa così aperta, forniamo un BIN, un codice identificativo personale, un numero di 5 cifre, come quello che usiamo col banco, in busta chiusa con le istruzioni per uso e l'impegno, naturalmente non divulgarlo, con le medesime modalità che del resto usiamo quando apriamo un account. Abbiamo pensato a una soluzione di firma debole, in sostanza, è sempre una firma elettronica, un PIN. Se va bene alla banca, può andare bene anche a noi, credo, no? Visto che lì i soldi. Il modulo, dicevo, è abbastanza semplice. Abbiamo pensato un modulo unico per tutto il personale e per tutte le richieste che ci sono eventualmente. I campi data possono essere compilati in maniera visuale, come vedete, anche tappando, meno discesa per la scelta del prezzo di servizio, del tipo di ruolo di contratto, e la richiesta, il numero di giorni, il campo obbligatorio è soltanto, come vedete, il primo, gli altri due sono liberi perché non tutti fanno più richieste con questo modulo. Dopodiché si può scegliere il tipo di richiesta. Abbiamo pensato molte, non è esaustivo, c'è già una lista di altre 10 possibilità che andranno incluse, però diciamo che per adesso ci risolve il 90% dei problemi. Notate che l'email che viene inviata automaticamente dal modulo non comprende tutto il contenuto del modulo, ma soltanto le voci che sono state compilate, quindi risulta abbastanza breve, abbastanza leggibile. Permette l'inserimento degli allegati, noi proponiamo in automatico un modello in WDT di dichiarazione sostitutiva per le autocertificazioni che certificati sono necessari, autorizzazione al trattamento dei dati e via. Vediamo un po', non so se c'è Open Office o c'è il ruolo qua, ma c'è tutto, sì, sì. Perché lui ci sarà. Sarò breve, di molti temi si è già parlato. Vi dicevo come funziona.
funziona. Il modulo, come anche altri sistemi che abbiamo visto, inviamo mail con gli eventuali allegati all'indirizzo che vogliamo. Noi abbiamo scelto l'indirizzo istituzionale e lasciamo tutta la gestione della pratica al gestionale di segreteria che usiamo per la conservazione. Per cui note della segreteria, approvazione, eventuale firma per l'autorizzazione del dirigente e fuori dal modulo. Quindi ci bastava una funzione così semplice. Invia una mail, come vi dicevo, con solo impianti compilati, restituisce all'utente una mail ricevuta. Noi non l'abbiamo detto al personale, ma anche indicando una mail fasulla, il modulo funziona però. Produce un database, poi vi spiego come. Esportabile in CSV, in qualunque formato si desideri. Insomma, produce una tabella naturalmente, che però opportunamente filtrata costituisce anche un repertorio delle richieste fatte, uno storico, eccetera. E il modulo permette anche di produrre file PDF. Io non l'ho testato, ci vuole un altro plugin. Ho provato, non mi è piaciuto molto il risultato, francamente. Però può anche servire per inviare una mail con allegato il PDF della domanda formattata. Se poi non dovremo più produrre PDF, va bene così, perché produce un'email, un file ML che possiamo comunque acquisire al protocollo tale quale. Cosa serve oltre a WordPress? Servono due plugin fondamentalmente: Contact Form 7, il plugin di base, e Contact Form 7DB, il database di tutti i moduli introdotti con Contact Form. Strumento che ritengo fondamentale, se volete posso entrare nel backend e farvi vedere com'è, però non dovete leggere i nomi, però poi ti stiamo violando la privacy più volte. Come? Si chiama Tattivo Corso, abbiate pazienza, non... Vediamo se l'ho azzeccata. Il database è questo, è esportabile, per esempio in Excel, e ovviamente filtrabile con... sono 95 domande questa, non pensavo di più. Tornando a noi, dicevo, noi abbiamo utilizzato anche un terzo plugin che è Contact Form 7 Date Picker, che è servito per ottenere il modulo, per, cioè la schermatina per la compilazione della data. Per chi conosce WordPress, installare questi tre plugin è una sciocchezza. Per realizzare un nuovo modulo, per chi non l'avesse mai fatto, c'è un bellissimo tutorial di Alberto Rizzone, cioè, sul web che ho citato. Ho già fatto girare, l'ho fatto avere Antonio Antonio Alberto e anche nel gruppo Facebook Noi di SGA, per chi lo frequenta, sicuramente Mario Galini. Un nostro tutorial abbastanza analitico in forma testuale che illustra con precisione cosa c'è da fare e che fornisce anche il codice del nostro modulo per chi lo vuole usare, personalizzare e adattare. Ma in sintesi quello che si fa con Contact Form è questo: si crea un nuovo modulo, forse ne duplica uno esistente, si personalizza il contenuto. Il vero problema è che non si può fare modalità visuale, quindi bisogna conoscere un minimo di HTML e studiarsi un pochettino gli short codes tipici del plugin, che sono ben documentati ma in inglese. Personalizzare le due mail, quella che viene inviata agli uffici e quella che ritorna come ricevuta, poi creare una pagina di WordPress e inserire lo short code che caratterizza il modulo. Fine. Il modulo funziona. Devo dire che funziona abbastanza bene, le applicate sono molto. È la prima cosa che... No, il primo test è necessariamente quello. La documentazione di base, come vi dicevo, è innanzitutto il tutorial di Alberto, la documentazione ufficiale del plugin, il codice d'esempio che domani sera, dopo aver dormito un po', mettiamo direttamente su scuola.eu. Ce l'ho anche qua, se serve. Forse dovreste... Allora va benissimo, se lo lascio ormai. Sono stato brevissimo, vero? Sarebbe, visto che CSS7 dà la possibilità di esportare moduli almeno per l'XML, questo modulo si può esportare.
vi faccio vedere, vi faccio vedere il codice come lo scrive, chiaramente il codice mi può dire di sotto. Basta che abbia ricordato e la tavola. Abbiamo pensato a varie cose, però non a tutto. Adesso lo posso vedere. Sì, sì, qui sto conoscendo. Veloce, anche il nostro contributo è stato snello e veloce. Sì, effettivamente per chi ha già usato, per chi non ha mai usato Contact Form, questa è la caratteristica. Si deve